Oggi io intanto ringrazio il magnifico rettore, il corpo dei docenti, i prorettori, tutto il personale amministrativo, i discenti che vedo qui rappresentati, ma lasciatemi ringraziare con un pizzico di passionalità in più tutto il team dei docenti della Facoltà di Architettura di Pescara. No, non ho usato a caso questo sostantivo team perché so che non è un sostantivo consueto nel lessico, diciamo, accademico, ma la mia esperienza con quella università, durante il corso di laurea e poi durante l'esperienza del dottorato mi ha fatto sentire all'interno di un team che lavorava con grande energia ed entusiasmo. Oggi io vi farò vedere un percorso, spero di essere stato abbastanza esaustivo nel raccontarmi, anche se quando si fanno le sintesi si corre sempre il rischio di omettere delle cose molto importanti, quindi mi scuserete se non sarò particolarmente lineare nel racconto della mia vicenda personale. Mi laureo a Pescara alla fine del XX secolo e pronto per essere proiettato nel XXI secolo. Non dico questo a caso, perché Pescara in quegli anni, e poi l'ha dimostrato anche negli anni successivi, fu proprio un vero e proprio acceleratore di particelle, dove avvenivano, come in tutti gli acceleratori di particelle in campo fisico, delle collisioni creative. E mi ricordo che eravamo alla fine di un secolo in cui si abbandonavano certe strutture narrative di tipo sequenziale e si approcciavano delle strutture narrative di tipo ipertestuale, ipermediale, ispirati da quella che poi sarebbe stata chiamata la rivoluzione informatica. Ecco, in quegli anni l'Università di Architettura di Pescara fu veramente tra le prime istituzioni a occuparsi di questo fenomeno e non era così scontato. Ce n'erano qualche altra in Italia, Ferrara tra le altre, ma a Pescara si coniugò l'esperienza, la ricerca della cultura informatica associata allo spazio, alla forma e alla funzione. Non poco. Questa è un'immagine a cui sono molto legato perché dimostra un po' la sintesi di quello che sto dicendo. Mentre il mondo andava tutto in una direzione, questo team di ricercatori di provincia, perché i grandi atenei hanno sempre ritenuto che questo ateneo, che questa facoltà rispetto a quelli grandi delle capitali d'Italia fosse di provincia, in realtà in questo luogo avvenivano delle alchimie molto interessanti, quindi in totale contrapposizione rispetto alla linea generale della ricerca. Questa immagine che voi vedete oggi magari appare abbastanza scontata, ma fatta nel 94, vi assicuro che fu veramente un'esperienza non di poco conto. Una tesi di laurea fatta completamente attraverso l'uso dell'ausilio informatico, completamente in 3D, con un'animazione. Ricordo ancora che durante la tesi c'era tutta la fila di gente che guardava fuori, proprio perché questa sperimentazione era davvero un evento straordinario. Quindi davvero grazie per questa opportunità che ho avuto il privilegio di vivere. Dopo la laurea, il dottorato, chiaramente sempre legato a indagare i linguaggi della comunicazione ipermediale e come questi linguaggi andavano poi a modificare anche diciamo, le procedure di composizione dello spazio architettonico. Finiti gli studi, diciamo, accademici e dopo un primo periodo di frequentazione dal punto di vista didattico, affiancando il mio professore, il professor Mezzetti in particolare, il compianto professor Mezzetti, accetto un incarico a Roma in una società che faceva un lavoro di cui non sapevo nulla. Vengo nominato direttore tecnico di questa società che realizzava il rete urbano, una società internazionale, andando a ricoprire un ruolo di cui veramente non conoscevo nessun tipo di dettaglio.
Ed è così che mi chiesero di fare un Lampione insieme ad Emilio Ambaz, che devo dire né io né Emilio Ambaz avevamo mai pensato come si facesse un Lampione, non sapevo nulla, e quindi fu un'esperienza veramente molto importante, perché nonostante che l'oggetto del nostro lavoro fosse tutto sommato apparentemente abbastanza semplice e banale, in realtà si portò dietro tutta una serie di conseguenze sia culturali ma anche poi di riconoscimenti che furono veramente entusiasmanti. Questo progetto fu fatto per il Giubileo del 2000 e fu un po' l'idea di creare una porta di Roma sulla Roma Fiumicino, e quindi successivamente vinse anche il premio del Compasso d'Oro per aver, diciamo, in qualche modo disegnato il paesaggio attraverso la luce. Si susseguirono altri incarichi, chiaramente sempre molto sfidanti. Questo è un incarico che ebbi dal cerimoniale del Quirinale per fare questa struttura che doveva essere autoportante a Piazza del Popolo a Roma, non doveva avere pilastri nella parte anteriore e offrire posto a 1200 persone, ma essere anche temporanea. È un progetto fatto con un team di persone eccezionali. Io mi sono occupato di tutta la parte chiaramente formale, distributiva ed estetica dell'oggetto, ma la cosa interessante è che in questa avventura l'estetica si è come dire, coniugata con la tecnica in un modo direi straordinario. E sappiamo bene che l'architettura stessa, no, è fatta da un binomio di arte e tecnica, e in questa avventura devo dire, questo sono io che cerco di capire tutta la confusione che ho combinato a Piazza del Popolo, che a un certo punto tutta Piazza del Popolo era piena di questi elementi di acciaio per dare vita a poi questa struttura che accolse gli eventi del cerimoniale. Questa è una torre alta 50 metri fatta per monitorare i confini di Stato e quindi committente Ministero di Infrastrutture e Trasporti. Una torre alta 50 metri con requisiti tecnologici pazzeschi, avere il minimo di sollecitazioni possibili, era proprio sul mare, ma avere anche un impatto ambientale, quindi un accorgimento estetico tale da poter essere anche inserito nel paesaggio. Anche questa torre ha avuto molti premi, ma questo per dire che anche in oggetti banali, in oggetti apparentemente come dire, esclusivamente funzionali, si può cercare una sorta di estetica e di cura del dettaglio. Sono seguiti altre attività. Il mio interesse per la materia, per la forma, per il design e per l'architettura hanno toccato anche l'ambito della scenografia domestica. E poi anche degli oggetti di uso quotidiano, cercando di conferire a questi oggetti anche una sorta di approccio ironico alla funzione dell'uso. E quindi questo è un famoso progetto che è questo portaposate, chiamato Jellyfish, perché l'idea era quello di associarla a una medusa. In realtà queste posate, che potevano essere riposte finalmente, diventare una scenografia domestica all'interno dello spazio della cucina. Quindi salti di scala dal macro al micro, ma con un metodo che avevo imparato all'università, cioè quello di studiare, ricercare, confrontare, trovare le fonti e soprattutto evolvere e sviluppare il pensiero collettivo. Quindi queste sono tutte azioni che ho imparato studiando nella facoltà di architettura. Nel 2008 decido di cambiare ulteriormente vita. Io più o meno ogni 5 anni ho deciso di fare delle grosse deviazioni rispetto a un percorso che fino ad allora poteva essere ormai definito. Quindi nel 2008 decidiamo di dare vita a un'attività che doveva un po' rivolgersi al mondo intero. Erano gli anni in cui chiaramente si sentiva questa forza, questa forza motrice che ci spingeva ad accorgerci di cosa ci fosse oltre i confini nazionali. E abbiamo dato vita a una società, quindi la dimensione puramente creativa della Fabio Mazzeo Architects si affianca a una dimensione puramente imprenditoriale che si chiama esclusiva, cioè dalla progettazione alla realizzazione, in un processo continuo di fatto su misura e fatto chiavi in mano, cioè un progetto che attraverso un controllo di processo diventa anche realizzazione.
Il primo progetto che mi capita nel 2011, improvvisamente mi invitano a fare un sopralluogo su un cantiere, e mi dico, di questo cantiere in Russia, però dovremmo vederci a Mosca. Prendo questo aereo, vado a Mosca, improvvisamente mi aspettano a Mosca delle persone, degli ingegneri, mi dicono, dobbiamo prendere un altro aereo, e mi portano in una città che si chiama Barnaul, a 5 fusi orari da Mosca, che rispetto a Roma era a 7 fusi orari da Mosca, mi trovano e mi fanno fare un altro, arrivo a questo aeroporto, mi mettono su un elicottero e mi portano per 2 ore di volo in un posto nel nowhere. Scoprirò più tardi che ero in un posto, come posso dire, assolutamente sconosciuto tra il Kazakistan, la Mongolia e la Cina. Un posto, devo dire, meraviglioso, naturisticamente eccezionale, ma si presentava così. E mi dissero, guarda, che qui dobbiamo costruire una chalet di 3.000 metri quadrati. Secondo lei, le camere da letto le mettiamo da questa parte o da quell'altra parte? Io lì ero andato lì con un taccuino e dissi, ma ce l'abbiamo una bussola almeno? O sinceramente non pensavo che l'argomento fosse credibile. Effettivamente, 6 mesi dopo il cantiere cominciò a prendere vita, e quasi 10 mesi dopo lo chalet realizzato fu questo. È stato uno chalet molto importante di una grossa azienda pubblica russa, che poi è stato usato, saprò, molto tempo dopo, per tutte le trattative per la realizzazione di un gasdotto tra la Russia e la Cina. Queste sono, non so che ho fatto, queste sono alcune slide che fanno vedere un pochettino gli interni di questo posto. La cosa che va detta è che tutte queste realizzazioni sono state fatte attraverso l'ausilio, la competenza e la disponibilità, parola che poi troveremo più tardi, di personale italiano. Eravamo circa 80 tra decoratori, architetti, posatori, marmisti, falegnami, ed è stata veramente un'esperienza dove l'italianità è stata messa a dura prova, ma che ha fatto davvero una prova muscolare eccezionale. Il cantiere fu consegnato nei tempi con grandissima soddisfazione da parte dei committenti. Qui siamo a San Pietroburgo, altro progetto molto importante. Vi faccio vedere un pochettino di casistiche, di progetti, in modo tale da rintracciare anche voi un filo conduttore rispetto a quello che vi sto raccontando. Progetti molto sfidanti, 11.000 metri quadrati di uffici da fare interamente customizzati, e questo è un punto fondamentale del discorso, realizzati in solo 9 mesi. Pensate che abbiamo realizzato in Italia 800 postazioni lavorative fatte su misura, e consegnate nei tempi. Quindi l'Italia, quando come dire, si mette, accetta le sfide, le vince, ma le vince anche con grandissima capacità. Ma anche questa capacità di unire punti distanti e anche di trovare soluzioni alternative rispetto a una consuetudine è veramente una prerogativa che io ho visto soltanto esprimere a noi italiani. Questo è sempre per dire, questo pavimento è ispirato a un quadro di Mondrian. E poi c'è questa cascata di luci, tutti i lavori fatti in team con il cliente, ma anche con tante case produttrici italiane. Dico team, il cliente nel team, perché per noi il cliente è parte integrante del team. Noi non abbiamo mai considerato i nostri committenti esterni al processo di lavoro, e questa è stata un'altra modalità che ha fatto sì che questi progetti poi arrivassero a un livello di qualità di questo tipo, perché non ci può essere qualità se non c'è condivisione, ma soprattutto se non c'è armonia con la persona a quale tu devi dedicare il tuo tempo. Mestiere dell'architetto, finalità del mestiere dell'architetto è quello di rendere felici i propri committenti, ma la felicità deve passare da una serie di processi che sono appunto quelli della condivisione. Questo fa parte di tutto questo progetto. Ogni parte di questo progetto è stata totalmente disegnata su misura, cioè non c'è nulla che sia di un catalogo di mobili, diciamo, di serie. 5 anni fa veniamo incaricati da un noto cantiere navale, Tancoa, che si trova a Genova, di realizzare uno scafo che poi verrà proposto più volte e presentato come innovazione alla Fiera di Monte Carlo,
ed è una nave di 72 metri che però doveva avere carattere di innovazione. Noi non avevamo mai fatto delle barche, tranne la mia tesi di laurea, che però per quanto fosse innovativa era anche abbastanza diciamo, un oggetto di diversa dimensione, ma anche molto più ingenuo. L'idea è stata quella di realizzare uno scafo dove le murate, cioè le pareti di questo scafo, fossero completamente vetrate, proprio perché ci siamo interrogati sul rapporto che c'era tra interno ed esterno di un oggetto di questo genere. E a fare questo tipo di ragionamento non poteva che essere un architetto che ha studiato le relazioni tra le parti, che si è informato sul privilegio di riuscire a coniugare anche aspetti differenti cercando delle intermediazioni innovative. L'intermediazione in questo senso fu quest'uso di vetro. Lavoravamo con la Saint-Gobain per studiare dei vetri strutturali che potessero tenere chiaramente tutte le associazioni del motondoso, e abbiamo dato vita a uno scafo con 800 metri quadrati di vetro. Quindi la sensazione di stare all'interno dello scafo era una sensazione non di chiusura ma di apertura verso l'esterno, ribaltando completamente il punto di vista. Quello del ribaltamento del punto di vista è un asso nella manica per noi architetti italiani, perché all'estero si aspettano proprio questo, cioè quello di riuscire attraverso il nostro lavoro a ribaltare il punto di vista, a realizzare opere never seen before, quindi mai viste prima. E proprio per fare questo non lo facciamo perché siamo degli inventori, oltre che essere dei navigatori, ma perché siamo abituati a lavorare in termini interdisciplinari, che è una dote che, vi assicuro, è esclusivamente italiana, a discapito di quella che è una cultura imperante a livello internazionale, dove si coltiva l'idea della specializzazione dei ruoli. L'Acta Center, progetto vinto nel 2015 contro due colossi dell'architettura, HBA e Wilson, che sono due agenzie di architettura americane, una in realtà dire americano è anche limitativo perché sono 28 sedi in tutto il mondo, mediamente hanno 1.000-1.200 designer ognuno dei due. Non so dove si tengano 1.200 designer, ci saranno degli hangar, credo, che contengono tutta questa gente. E noi eravamo soltanto 20, quindi c'è una sproporzione, diciamo, abbastanza significativa, però abbiamo fatto un progetto probabilmente emotivamente più forte, quindi vinciamo il concorso per il design delle aree interne di questo complesso, realizzato da Tony Kettle del gruppo RMJM. È un bellissimo progetto, tra l'altro, in cui noi dovevamo poi riempirlo attraverso un interior design, con un design richiesto dal committente che doveva durare 50 anni. Queste un po' le premesse. Queste sono le aree, sono 60.000 metri quadrati fatti soltanto in 4 mesi. E quindi adesso questo è stato il progetto, vi faccio vedere solo velocemente, questo è il cantiere in atto, con delle strutture che sono veramente, direi, megalitiche, particolarmente qui volevo mettere una serie di pilastri, ma il team italiano ha dimostrato che per forma questa struttura poteva tranquillamente reggersi da sola, e quindi ancora una volta la creatività unita alla competenza ha dato vita a una soluzione veramente strabiliante. Questa è una sala conferenze. E poi andiamo sul tema residenziale. Quindi abbiamo fatto tutta una serie di residenze in Italia, sempre questo rapporto con la natura, cercando di integrare gli edifici nel territorio. Qui siamo a Cala di Volpe in Sardegna, sempre per committenti molto danarosi ovviamente, ma per fortuna che ci sono, perché danno lavoro a tantissime persone. Io credo che lo Stato italiano dovrebbe fare proprio delle grosse incentivazioni, perché se voi sapeste il numero di artigiani, il numero di architetti, il numero di liberi pensatori a vario titolo che intervengono in un progetto del genere, capireste. Immaginate un film quando ci sono i titoli di coda, che ci sono tutto quell'elenco di persone infinito, no? Di solito noi ce ne andiamo alla fine di un film, ma se guardassimo i titoli di coda ci accorgeremmo dell'infinità di persone che collaborano, ma sono tutte persone che mettono la loro sapienza, la loro competenza, e soprattutto distribuisce il lavoro. Quindi viva gli investimenti e viva le persone facoltose. No, perché bisogna anche un po' uscire dalla retorica, no? Che a volte
Noi siamo il paese della bellezza e quindi noi siamo chiamati a celebrare la bellezza. La bellezza, gli antichi greci dicevano che era una combinazione perfetta della conoscenza di se stessi e di operare nella giusta misura. Bene, noi italiani siamo forse la conoscenza di se stessi, pecchiamo un po', ma operare nella giusta misura, il senso della proporzione e il senso dell'equilibrio ce l'abbiamo nel sangue, viviamo nella bellezza. Parigi, quindi vedete, passiamo dal macro al micro. Questo cliente desiderava una casa in stile Art Deco. Abbiamo studiato meticolosamente l'Art Deco con un approccio filologico. Ci siamo studiati chiaramente i maggiori autori francesi dell'Art Deco, reinterpretando alcuni stilemi dell'epoca, ma soprattutto riadattandoli alla funzione del vivere contemporaneo. Quindi anche questa forma di andata e ritorno nel tempo, come se fosse appunto una capsula che viaggia e che torna e che va e che accoglie elementi, li mette insieme, li rimodula in questo acceleratore di particelle e poi riemette idee che si avvicinano ai desideri del committente, è un'esperienza per noi veramente esaltante. Adesso vi faccio vedere tutta una serie di progetti, questo è in corso, questo è l'ultimo progetto che vi faccio vedere, è un progetto che abbiamo vinto un anno fa, adesso la progettazione è stata conclusa, il cantiere è in atto ed è un palazzo reale ad Abu Dhabi. Ora, per quanto l'Università di Pescara fosse fatta da un team di ricercatori pieni di entusiasmo, certo immaginare di dire uno studente adesso progettiamo un palazzo reale nel XXI secolo è abbastanza, diciamo, inusuale. Ora, come si fa un palazzo reale nel XXI secolo? Cercando anche di conferire quella solennità, quella imponenza di cui necessita un palazzo reale, con delle linee che possano in qualche modo confrontarsi con l'epoca contemporanea. Quindi l'oggetto che ne è venuto fuori è un oggetto molto razionalista, però rigoroso, che esprime solennità. Parliamo di 6.000 metri quadrati, questo è un concorso internazionale vinto, e di cui faccio vedere alcuni interni che sono veramente sontuosi, ma qui c'è tutta l'italianità, qui c'è tutta la passione dell'Italia, c'è l'approccio naturistico, c'è l'approccio sui materiali, l'equilibrio tra le forme, c'è l'equilibrio tra i materiali, c'è il senso della prospettiva, il senso della cultura, del punto focale, cioè c'è proprio tutto quello che da Brunelleschi in poi potremmo definire è un patrimonio universale dell'umanità. Questo è un Japanese Garden, il cliente è molto amante delle piante giapponesi, vedete questi fastosi ambienti, anche qui un team enorme di gente ha lavorato a questo progetto. Mi piace dire che il nostro è un po' qualcuno mi vorrà scusare, magari quelli lì in fondo, è una sorta di bottega rinascimentale, perché all'interno di questa bottega avviene tutto, si passa dalla forma alla materia, dalla funzione. Vedete, l'intelligenza delle mani, l'ho mutuato dal famoso libro della Montessori, è proprio vero, le mani esprimono e alimentano l'intelligenza, perché attraverso le mani, usando dispositivi come il tatto, cercando di capire la forma, si comprende molto meglio la struttura e la funzione dello spazio, dell'architettura. E con i ragazzi abbiamo dato vita a un laboratorio continuo dove avviene formazione, ma avviene formazione sulla decorazione, che per noi non è complemento ma è parte integrante dell'architettura. Quindi non è un'esigenza decorativa ma è un'esigenza conformativa dello spazio. È un laboratorio su cui lavorano tanti ragazzi, si alternano, li facciamo misurare con la forma, con la dimensione, con la creatività. Ecco questo famoso acceleratore di particelle, facciamo sì che il talento generi ulteriori versioni della realtà, ma lasciandolo libero di muoversi all'interno di un contenitore. Quindi la materia ci sporchiamo, guardiamo, facciamo, ci pentiamo, torniamo indietro, questo pentimento è una esigenza della creatività. E quindi vedrete, questi sono tutti ragazzi decoratori, stiamo cercando di reclutare decoratori ovunque, perché è una di quelle di quei mestieri che insieme agli artigiani del legno veramente si sta perdendo. E questi sono i nostri canvas, perché di solito ci riuniamo e facciamo queste riunioni per capire cosa non è andato come ci saremmo aspettati e invece cosa
è stato al di là delle nostre aspettative. Si chiamano canvas perché ognuno di questi ragazzi scrive un concetto, una domanda, una riflessione, li mette su questo grande tabellone. Alla fine, vi assicuro, si costruisce una struttura di senso meravigliosa. Si costruisce un ragionamento che sarebbe stato impossibile strutturare attraverso le tecniche normali di conversazione. Riassumendo, degli ultimi 10 anni abbiamo lavorato praticamente in 3 continenti, 15 nazioni, 56 progetti consegnati, 800.000 metri quadrati di progettazione, di cui 120.000 realizzati. È soltanto in 10 anni questo. Ma queste 3 parole che voi vedete sono in realtà le password necessarie a poter aprire lo scrigno della creatività, ma soprattutto per quella che è la mia esperienza, sono le 3 parole chiave che vorrei consegnare ai discenti e tutti quelli che si occupano di puntare al loro futuro attraverso il loro talento, perché adesso parte un piccolo video, perché è fondamentale che ci sia disponibilità, cura e tempo. Ora vedrete alcune immagini dei nostri progetti montati in sequenza e vi voglio parlare di queste 3 parole velocemente. Disponibilità, perché ci deve essere una continua disponibilità all'ascolto, all'apprendimento, a creare le condizioni perché le cose possano cambiare. E ricordate, le cose cambiano se si creano le giuste condizioni. La disponibilità a vivere l'esperienza, una disponibilità che significa anche generosità, perché bisogna saper dare il proprio tempo, dare tempo agli altri. E poi chiaramente una disponibilità a imparare. Imparare è sacrificio, lo sappiamo, ma è anche bellezza. Poi vi è la cura. La cura è un aspetto fondamentale della nostra professione. Bisogna avere cura di se stessi, cura del nostro pensiero, ma soprattutto cura del pensiero degli altri. Prendersi cura delle cose è alla base della costruzione di un artificio che abbia tutti i requisiti per diventare un'opportunità di felicità. E quindi io esorto tutti i ragazzi a veramente a riconsiderare questo termine cura. Bisogna avere cura delle cose comuni, dei beni comuni, sentivo dire qui alla collega. I beni comuni sono un privilegio per tutti e dobbiamo averne cura. La stessa cultura è un bene comune e qui dentro, che questa è una fabbrica di cultura, dobbiamo tutti avere cura di questa cultura, di questo valore, scusate. In ultimo, il tempo. Il tempo è una variabile necessaria per il radicamento dell'esperienza. In un'epoca in cui viviamo sottomessi alla provvisorietà delle cose, a questa scomparsa delle notizie, improvvisamente pensiamo che alcuni temi siano fondanti, un attimo dopo non lo sono più. Questo effimero che ci schiaccia, dobbiamo contrastarlo, perché a mio avviso vi è un tempo per imparare, ma è un tempo anche perché l'esperienza si radichi nella memoria e abbiamo bisogno di un tempo, che è un tempo analogico, chiaramente, perché si confronta con il tema organico dei nostri dispositivi percettivi e insomma, che in qualche modo collaborano affinché appunto questa competenza si possa stratificare. Ma c'è anche un tempo del pentimento, perché è necessario pentirsi. Chiedetelo a un pittore quanto sia importante il pentimento, chiedetelo a un ricercatore universitario, chiedetelo a tutti quelli che tutti i giorni scommettono sulle proprie intuizioni quanto sia importante esercitare il pentimento in un percorso di ricerca. Ma il pentimento ha bisogno appunto di tempo. È un tempo di cui ci dobbiamo tutti quanti riappropriare e dobbiamo assolutamente diminuire quella che oggi viene definita realtà aumentata. Ecco, diminuirla un po', perché c'è bisogno di un tempo. Qui vedete appunto questi progetti, che sono tutti progetti su misura, come fossero vestiti, disegnati intorno al cliente. Mi dicono, sì, ma tu fai tutti progetti diversi. Sì, sì, i miei progetti devono essere tutti diversi. E non potrebbe essere differente, perché i miei committenti sono tutti diversi. Immaginate un sarto che dovesse fare un abito, non potrebbe fare lo stesso abito per tutti i clienti, che andasse bene per tutti i clienti. Quindi uscire fuori dalla prigione dello stile, dalla prigione di questa idea della conformità e l'idea della conformazione dello stile secondo schemi prestabiliti è una vittoria. È un punto messo a segno dalla creatività. Quindi liberare la creatività significa anche
liberarsi di tutto questo tipo di strutturazione che di solito diventano anche delle piccole prigioni. Chiaramente noi quando facciamo le nostre case le facciamo pensando a chi le abiterà, quindi davvero ci immaginiamo la persona che vada a letto la sera, che si alzi la mattina, che apra l'armadio, che si vesta, che vada al bagno, che si cucini o che si faccia cucinare un pranzo, l'uso, appunto, in che modo si siederà, in che modo guarderà dalla finestra, in che modo aprirà la porta, cosa le piacerà vedere, in che modo vorrà percepire lo spazio esterno. Ed è una continua ricerca dei codici espressivi che poi si devono interfacciare con quello che è l'oggetto della nostra composizione. Sì, voglio chiudere con questa immagine perché è un augurio. Questa è una nave che fanno salpare tutti gli anni il 22 giugno a San Pietroburgo ed è una nave augurale per tutti gli studenti che si laureano, perché viene spinta da un vento, ed è il vento della cultura, il vento del sapere, che è la vera forza motrice che potrà dare futuro a questi giovani. Grazie.